Ciao a tutti gli amici della Valdensa. Oggi ho qui un articolo pubblicato dall'informazione di domenica 25 luglio 2010, dove Luca Ficarelli e Davide Farella criticano il sindaco di Cavriago per il modo con cui aggredisce tutti quelli che non apprezzano la sua politica, il suo modo di gestire il comune. E si appunto scrivono a Cavriago è prodotto il dissenso. Qui vengono riportati alcuni casi in cui il sindaco ha messo in fila, come dicono qua, tutti i soggetti che hanno criticato pubblicamente alcune scelte del suo governo, aggredendoli con un linguaggio non degno di un primo cittadino. Per quello che riguarda il gruppo Valdensa di cui faccio parte, si riferisce all'articolo di domenica 11 luglio 2010. In quell'occasione il nostro gruppo, in particolare Giorgio, aveva preparato un articolo d'accusa al Comune perché nonostante questo esporre Cavriago come uno dei paesi ricicloni, diciamo il primo della provincia, come poi scriverà Del Monte, si faceva notare l'anomalia che non è stato iscritto nei 1.000 comuni ricicloni indicati dalla Lega Ambiente. Noi naturalmente sappiamo perché non è stato iscritto, però è uno di quegli argomenti di cui non bisogna parlare. In particolare, per quanto riguarda il gruppo Valdense, si riferisce a questo articolo che è uscito lunedì 12 2010, lunedì 12 luglio, in cui il sindaco dice che il gruppo Valdense soffre il caldo, riferito appunto all'articolo in cui denunciavamo anomalie nella gestione dei dati, nel dare dati ai cittadini. Io adesso volevo leggere questo passo. Nel 2008 la raccolta differenziata a Cavriago ha raggiunto il 66,7%. E poi nel 2009 la percentuale di raccolta, queste sono le parole del sindaco, nel 2009 la percentuale di raccolta differenziata è stata del 69,5%, primo comune della provincia. Allora, noi l'articolo a cui fa riferimento era un articolo in cui si denunciavano anomalie nella lettura dei dati e dei dati forniti da ENIA. Denunciavamo anomalie perché appunto c'è una legge europea che andare al 2012 bisognerà arrivare al 50% di raccolte differenziate del rifiuto solidi urbani e nonostante questo modo di vantare, come finisce qua il comune, dice appunto il sindaco, il risultato del 2009 consente a Cavriago, unico comune della provincia, sempre insieme a Gattatico, che raggiunge il 62,1%, di raggiungere l'obiettivo indicato dalla Comunità Economica Europea per il 2012, grazie ai cittadini e alle loro imprese. Allora, intanto quello che abbiamo cercato di spiegare nell'articolo è che i dati della raccolta differenziata, della quota di raccolta differenziata a Cavriago, come in tutti i paesi della provincia, vengono forniti buttando sulla bilancia tutti i residui di lavorazione delle zone industriali, tutti i rifiuti industriali, appunto, portando così a una media, alzando così la media, perché il rifiuto solido industriale non fa parte della richiesta della Comunità Economica Europea di arrivare al 50%. Il rifiuto a cui fa riferimento la normativa europea riguarda il rifiuto solido urbano, cioè i cassonetti, il privato, la pulizia strade e il falcio giardini. C'è questa tendenza di buttare sulla bilancia sia l'isola ecologica che tutti i rifiuti industriali, come Cavriago. Anche qui viene detto come primo paese della provincia, ma siamo il primo paese della provincia perché abbiamo una grossa zona industriale in percentuale agli abitanti di Cavriago. Noi non, adesso probabilmente anche il nostro sindaco conoscerà o forse non conosce bene la normativa europea che ci chiede entro il 2012 di arrivare al 50% di differenziato RSU. Quando, anche se non riusciamo a vederlo dai dati, cioè noi vediamo a Cavriago un dato complessivo di 1.200 kg di rifiuti pro capite,
di cui 400 che è la media di tutti i paesi nazionali, è l'RSU, e 800 sono i rifiuti della zona industriale più l'isola ecologica, che comunque non andrebbero conteggiati nella normativa europea. Io adesso non voglio contestare più di tanto se Cavriago non arriverà entro il 2012 al 50% di raccolta differenziata dell'RSU, dei rifiuti solidi urbani. Dovremo pagare tutti un 40% di penale sulla tassa dei rifiuti, ci sarà un aumento della tassa dei rifiuti. L'unica cosa che, diciamo così, vorrei far notare è che questo modo di dire, questo modo di prendere i dati, girare i dati come si vuole per farli vedere positivi quando non lo sono, non siamo in linea, non siamo i primi della classe, abbiamo solo una zona industriale più alta. Questo modo di dare i dati mi ricorda altri soggetti che hanno questo sistema di dare i dati, cioè nel senso l'Italia è la prima in Europa come crescita dopo la crisi, l'Italia è quella che va meglio e qui mi sembra di dire Cavriago è quello che va meglio, ma questo non è vero e noi del gruppo Aldenza sappiamo che non è vero. L'unica cosa è che quando si va a parlare, mi dispiace per i cittadini che credono che siamo al 69,5% di raccolta rifiuti porta a porta, quando un paese faro come Capannori è all'88, uno dice beh siamo al 66, siamo al 69, quindi siamo quasi come Capannori. No, noi non siamo come Capannori, Capannori è l'88% di rifiuto solido urbano, noi come raccolta differenziata di rifiuto solido urbano saremo al 30% se va bene. Questa è la risposta del sindaco, abbiamo preso caldo e va bene, abbiamo preso caldo. Qui, come dice Ficarelli, il dissenso è proibito a Cavriago.